Ciao, sono Giuseppe Scaffarelli. E Anna Maria Aguilera. E il nostro intervento si chiama Ricchezza Vera seguendo la missione dell'anima. In questo intervento parliamo di ricchezza materiale, ricchezza spirituale e di come ottenere tutto questo seguendo la nostra missione dell'anima. La missione dell'anima è fondamentale in quanto è la base della nostra vita. Prima si parte dallo spirito per gestire poi la materia e questo è il segreto dell'esistenza. Spesso andiamo molto a correre dietro il materiale quando la radice è soltanto nello spirituale dentro di noi. Bene, allora adesso abbiamo un professore specialissimo con un argomento molto interessante, soprattutto per questi temi, si tratta della ricchezza vera. E non solo, perché la ricchezza è in abbinamento alla nostra missione dell'anno. Per me sono stati veramente importanti, determinanti, José Scaffarelli, ricchezzavera.com. Parliamo di ricchezza materiale, ricchezza spirituale e come ottenere tutto questo agevolmente attraverso la conoscenza e perseguendo la propria missione dell'anima. A chi vi piace questo? Grazie. Chi è che si è stancato di alzare le braccia? Attraverso la responsabilità di terzo livello, vi spiegherò quali sono tutti i tre livelli di responsabilità, attraverso quando si conosce il terzo livello di responsabilità, allora si può avere il timone in mano della propria missione dell'anima, si può capire, guardando gli eventi esterni, se stiamo seguendo o no la nostra missione dell'anima. Posso vivere con la prima passione che è la mia ricerca spirituale. Oggi vivo in un'isola stupenda, del Mediterraneo, sono sempre circondato di energie stupende, c'è la mia compagna, abbiamo dei vicini che sono dei nostri ex corsisti, ma strettissimi amici, c'è nella mia vita quello che potremmo dire lo stile di vita perfetto per me, cioè quello che io desideravo, e certo sicuramente possiamo migliorare sempre, però io posso attualmente vedermi una persona estremamente felice di quello che vivo, anche il fatto per me di essere qui mi riempie di gioia. In seguito l'amore dei lettori che ho, che sono decine di migliaia, e lo sento fortissimo, e c'è uno scambio di amore fra noi che è quasi tangibile, e lo sento perché mi vengono vicino anche in occasioni come queste dire delle cose stupende, insomma veramente mi ritengo molto fortunato. Non voglio dirvi che è stato sempre così, perché non è sempre stato così. In particolare 10 anni fa, circa, quando avevo 26 anni, io facevo tutt'altra vita. Io ero un avvocato, ho studiato per dire oltre 10 anni diritto e ho fatto una carriera forense che mi ha portato anche a delle belle soddisfazioni economiche, perché quando ho iniziato il progetto di Ricchezza Vera ero arrivato anche a, come avvocato a guadagnare molto 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 bene, ma il prezzo che pagavo era veramente pesantissimo, perché io vivevo una cosa che probabilmente molti di voi, se non tutti, l'avranno vissuto almeno una volta nella vita, cioè stavo benissimo durante il weekend, benissimo durante le vacanze di Natale, agosto, eccetera, eccetera, e durante la settimana era proprio una croce che portavo sulle spalle tutti i giorni, mettermi in giacca e in cravatta, andare in tribunale, che è un'energia che, ragazzi, dico proprio, non passa di più. Adesso a Napoli hanno riunificato penale e civile, per cui vi lascio immaginare, anzi non immaginare perché rimaniamo su questa frequenza, ed è stato brutto. Tant'è che all'inizio io vengo da una famiglia che originariamente era molto benestante, quindi non mi sono mai fatto mancare niente. A Napoli vivevo in un posto molto bello, centrale. A Napoli se si sta bene economicamente si può fare, avrete dato, no? Che non vengo da Bolzano. A Napoli si può fare una vita straordinaria se si sta bene economicamente, perché intorno c'è Sorrento, Positano, Amalfi, Capri, Ischia, Procida, cioè chi ha una barca lì si fa, cioè anche un paradiso. Ma chi sta senza soldi a Napoli è dura. E io ho fatto prima l'esperienza di stare molto bene economicamente e potermi permettere tutto quello che desideravo, viaggi, continui divertimenti, l'epoca diciamo della scuola, la prima parte dell'università, insomma ci divertivamo con i miei amici,
Poi è arrivata con una mazzata, con una crisi finanziaria in famiglia, un fallimento, ma oltre al fallimento che era il lato materno, dal lato materno abbiamo perso tutti i mobili, tutto contemporaneamente, è stata una mazzata atomica. Vi dico che la cosa che ho capito essere proprio brutta, 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 non è tanto la povertà, anche perché oggi sono, non la voglio rivivere, ma sono anche grato alla povertà che ho avuto perché mi ha insegnato tanto. Ma non è tanto la povertà la cosa brutta quanto l'abbassamento drastico del tenore di vita. Cioè, se sei abituato a stare super bene e poi il punto in bianco a non poterti più permettere le cose che per te il giorno prima erano normali, anzi, magari non ero così tanto grato di averle perché mi sembravano normali, ho imparato anche la gratitudine. e insomma, ho passato un periodo veramente, ma veramente brutto. Dal punto di vista economico chiaramente c'è stato un crollo a tutti i livelli, c'è stata proprio una contrazione energetica, oggi la vedo così, e non riuscivo neanche a riprendere da quella situazione economica perché avevo paura di fare qualunque passo, mi sentivo inadeguato, sbagliato, andavo a fare il mio lavoro frustratissimo perché non era quello che mi piaceva fare, ma erano almeno due generazioni prima di me che mi dicevano che dovevo fare l'avvocato da quando ero così. Quando ho preso il titolo di avvocato, quando ho superato gli esami, tutti erano felici. Non è che tanto, sai? Vabbè. Io ero felice di aver superato questi esami, però, cioè, la vita dopo gli esami continuava a essere in quel mondo del diritto che io detestavo, per cui il peso di aprire un codice civile era uguale prima e dopo. E allora mi sono reso conto e ho detto, ma che cavolo ho fatto? Ho impostato tutta quanta la mia vita per ottenere questo e poi adesso come le faccio? E infatti in quel periodo combaciò, la mia frustrazione diciamo interiore combaciava con il crollo economico, però praticamente io mi rendevo conto che vedevo gli altri amici miei che per esempio il sabato sera, non tutti, alcuni, il sabato sera dicevo ok andiamo, usciamo, facciamo, andiamo a divertirci e loro no, aspetta, io stasera preferisco finire di leggere una cosa sul codice che sto approfondendo. Questo è pazzo che fa una cosa del genere. Cioè, lunedì mattina massimo mi metto a fare una cosa del genere. Ebbene, questo qui per esempio è un esempio che ho fatto di un ragazzo che poi è diventato, si è iscritto all'università dopo di me, era un po' più piccolo, ed è diventato magistrato prima che io mi laureassi. È stato un caso l'avvocato più il magistrato più giovane d'Europa, però mi fa riflettere su una cosa, che lui seguiva la sua passione, il suo talento, la sua missione. Io seguivo una strada che era tutto tranne che la mia missione dell'anima. E allora vogliamo accogliere con un grande applauso le direttrici del coaching energetico Anna Maria Mine. Neil Donald Walsh, se lo conoscete, quello delle conversazioni con Dio, dice: se tu desiderassi soltanto ciò che desidera la tua anima, tutto sarebbe molto più semplice. Se ascoltassi la parte di te che è puro spirito, tutte le tue decisioni sarebbero facili e porterebbero risultati gioiosi. Questo è quel che conta, scoprire un passo alla volta chi siamo. E se non riusciamo a vivere come anime e guardare tutto il mondo come anime, guardare tutti quanti come dei maestri, come di anime, è tutto molto più semplice. Ascoltarci dentro prima di parlare. Prima di andare a lavorare, cambia tutto. Come dice anche il Matrix, questo mondo ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità. E la verità è soltanto dentro. È un viaggio meraviglioso. Siamo tutti presi da mille preoccupazioni quotidiane, della mancanza di denaro, della mancanza di non so che cosa. Mancanza, mancanza. Così la mente gira come un disco tutti i giorni a creare e a vedere ancora più mancanze. Quando ci si ricorda di chi siamo, di quanto potenti siamo,
vi renda tutto semplice. Certo, è un percorso e non è facile, che sono tutte le emozioni, abbiamo tante memorie, i nostri pensieri sono dati dalle memorie, nascono dalle memorie. Ed è proprio lì che andiamo a lavorare, a livello dell'anima. Ogni volta che parla, io mi dico, quindi è tutto un